grazie. Dai, iniziamo, ci presenti la tua scuola? Allora, io innanzitutto mi chiamo Elena, ho 16 anni, fra poco, settimana prossima compio 16 anni, frequento liceo Berchet, una scuola che si trova in via della Commenda, quindi molto in centro, sono al secondo anno, quindi quinta ginnasio, e nella mia scuola si studiano ovviamente il greco, il latino, l'italiano, quindi materie umanistiche che sono quelle di indirizzo, però in realtà bisogna dare importanza ad ogni singola materia perché tutto quanto conta. Più o meno quanto dista la scuola da casa tua? Quanto ci impieghi per arrivarci? Allora, a livello di spazio circa 10-15 km. A livello di tempo, per quanto riguarda i mezzi, perché io prendo generalmente i mezzi, circa 40 minuti. Prendo la macchina da casa mia fino alla stazione della metropolitana. Da casa mia alla stazione della metropolitana ci metto circa 10 minuti, ma questo dipende dal traffico. Poi prendo la metropolitana. Scendo alla fermata di Crocetta e questo tragitto in metropolitana diciamo che mi impegna per 15 minuti alla fine, poi dopo 5 minuti dalla stazione di Crocetta, della metropolitana di Crocetta alla scuola sono secondo me comodo. Beh, insomma, 40 minuti non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Nel momento della scelta della scuola superiore, ha influito la distanza? A mio parere è importante la distanza per quanto riguarda la scelta della scuola, molto importante, però è importante anche l'aspettativa che si ha di questa scuola. Secondo me deve essere un po' amore a prima vista. Secondo me è importante, oltre alla distanza, anche l'amore per la scuola e anche per le materie di tutto questo. Io ho scelto all'ultimo di frequentare il Berchet e sono rimasta come folgorata dalla notte dei licei. Mi ricordo che c'era la band della scuola, c'erano delle conferenze, mi ricordo ancora le conferenze che abbiamo fatto, una conferenza sui vasi greci, una conferenza su Giovanni Berchet, e da lì non ho più cambiato, cioè basta, questa è stata la mia scelta e sono contenta di questo. Allora, adesso passiamo alle informazioni un po' più generiche. Quante sono più o meno le persone per ogni classe? Allora, nella mia classe siamo 27, siamo una delle classi più numerose della scuola, forse addirittura la più numerosa della scuola. Comunque poi c'è stato anche il Covid, quindi la possibilità di bocciare l'anno scorso. Purtroppo si sa che più si va avanti con gli anni, più la quantità di studenti per classe diminuisce. Insomma, c'è un alto livello di bocciature. Sì, alto livello, mediamente alto, però ripeto, questa non, secondo me non è una cosa che deve spaventare, perché ovviamente la bocciatura non deve essere vista come un blocco, una gabbia, ma deve essere vista come un punto di partenza. Quindi io dopo la bocciatura posso decidere se cambiare scuola o riprendere. Quindi, a parte i vari corsi specifici, ma ci sono opportunità per quanto riguarda le gite, altre attività, magari pomeridiane, oppure all'interno dell'orario scolastico? Com'è nella tua scuola? Allora, rispondo a questa domanda facendoti un esempio che mi tocca personalmente. Io settimana prossima la mia classe si collegherà virtualmente con una base chiamata Base Concordia in Antartide. Si parlerà inglese e francese, quindi secondo me sarà un'esperienza a dir poco emozionante e quindi se quest'anno non ci possono essere le gite, questa sicuramente è una gita che supera lo spazio e il tempo, secondo me anche quello. Allora, quando si pensa al liceo viene subito in mente il latino, poi classico e anche il greco, quindi latino, greco, quale delle due preferisci? Allora, quella che mi piace di più devo dire è il greco, però dipende tanto anche dagli argomenti. Poi adesso questi due anni, quarta e quinta ginnasio, si studia principalmente la grammatica, si fanno poche versioni e quindi secondo me gli anni a venire, i tre anni a venire saranno molto più interessanti, senz'altro.
Nella tua esperienza personale, il rapporto con i professori com'è? Cioè, se hai un problema, sono a disposizione o ti tengono a distanza? Allora, i prof non sono tutti uguali, ci sono prof e prof. Però posso dire che la stragrande maggioranza dei miei prof corrisponde a quella tipologia di insegnante che ti viene incontro quando tu hai bisogno. Banalmente, quando magari è una settimana piena di interrogazioni e di verifiche, hai bisogno di un momento di sfogo, magari anche di una giornata in cui per ripassare banalmente loro ti dicono vabbè, sposto l'interrogazione e non è un problema. Però sì, comunque i miei prof sono persone. Per questa domanda introduco anche la mia esperienza personale. Io quando ho scelto la scuola superiore ricordo che si parlava del licei di Milano come scuole da escludere, soprattutto per quanto riguarda la freddezza dei compagni, la competitività che c'è all'interno della classe. Sì, magari qualcuno quando pensa ad una scuola a Milano pensa ad un ambiente freddo dove gli insegnanti non vengono mai incontro agli studenti, dove appunto, come detto te, c'è concorrenza tra studenti, ma in realtà non è così assolutamente. Anzi, è tutt'altro, a mio parere. Tra insegnanti in realtà non classificano gli studenti attraverso la famosa classifica studenti di serie A, studenti di serie B, perché i primi magari abitano a Milano, i secondi abitano a Peschiera o comunque in periferia. Questo è assolutamente una cosa che non avviene. I compagni, se i compagni fanno quelli con la puzza sotto al naso che ti sottovalutano soltanto perché tu non abiti dove abitano loro, non sono persone degne della tua amicizia. In un liceo secondo me bisogna studiare tanto, ma in un liceo classico, per di più il Bercè, che è molto conosciuto come scuola piuttosto impegnativa, quante ore studi tu il pomeriggio? Allora, anche questa è una domanda che non ha una risposta precisa al 100%, perché ci sono magari dei giorni in cui studio magari un'oretta, dei giorni in cui studio anche fino a tarda sera. Mi è capitato a volte di studiare anche fino alle 9, fino alle 10, oppure di svegliarmi la mattina dopo alle 5 per ripassare. E quindi sì, questa è una cosa che è molto soggettiva, che dipende da persona a persona. Non so se tu pratichi qualche sport o hai qualche attività al pomeriggio. Se sì, riesci a conciliarle con le fatiche dello studio? Allora, io devo dire che quest'anno per il Covid, comunque per un motivo o l'altro, non pratico sport, ho deciso di non praticare sport, però comunque ci sono dei giorni in cui esco magari a correre anche per sfogarmi dopo magari una giornata di studio, o comunque adesso da poco ho iniziato un corso di chitarra, quindi anche quello può considerarsi come un impegno e devo dire che assolutamente non sono d'intralcio questi impegni, anzi secondo me aiutano appunto, sono uno sfogo per la giornata passata a scuola, per le ore passate sui libri, secondo me aiuta tanto. I primi mesi di scuola per me sono stati per esempio molto difficili, perché mi sono sentita molto, molto sola, non ho problemi a raccontarlo, molto sola e costantemente con l'idea di aver sbagliato luogo, di aver sbagliato scuola. I tuoi primi mesi come sono stati? Tu? Allora, ti capisco perfettamente, anche per me lo stacco tra le medie e le superiori è stato uno stacco sicuramente importante. E mi ricordo ancora il primo giorno di scuola delle superiori, dove il nostro prof, che oggi ci insegna italiano e greco, è entrato e ci ha detto: ragazzi, separate i banchi, verifica sorpresa il primo giorno di scuola, per farti capire. E però ciò che mi ha aiutato è stato il fatto che non solo io mi sentivo così sola, ma tutte quante le mie compagne e tutti quanti i miei compagni, eravamo, anche se non ci conoscevamo ancora, eravamo uniti. Poi ovviamente i momenti bui ci saranno sempre, non solo all'inizio dell'anno, ogni anno ci sono momenti bui. Ero molto curiosa di conoscere una scuola di Milano, soprattutto un liceo classico e poi il Bercè, insomma, il nome dice già quanto importante sia
sia questa scuola, quindi grazie mille, perché attraverso le tue parole non solo ho conosciuto, ma mi sono anche appassionata moltissimo alla tua scuola, al tuo istituto e alle materie che studi. Quindi io ti ringrazio e mi auguro che anche tu sia stata bene con noi, con me. Buona serata, buona giornata. Guarda, sono contentissima che tu abbia capito qualcosa da quello, cioè qualcosa per quanto riguarda la mia scuola. È stato un piacere davvero. Grazie a te. Ciao. Ciao Giorgia, ciao a tutti.